Quindi queste sono le cose che sono arrivate qua. Vediamo cosa ci è arrivato per il TRX4M. Il trailer fighissimo. Il tetto, perché voglio fare un tetto bianco come il classico Defender. Gli ingranaggi in ferro, part number 9779. Gli ingranaggi ridotti, quindi per avere più torque, quindi meno velocità ma più trazione. Part number 9776R. Gear set transmission low range. Ecco qua. E poi immancabile, come vi dicevo nel video precedente, il Pro Scale Light Kit, che adesso andremo subito a montare. Apriamo questo. E vediamo. Due o tre indicazioni. Bisogna smontare il portalampada dietro, davanti e dietro, ok? Montare questi che sono... Ah, sono già tutti assemblati. Vedete? Basta, si infilano così, 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 così. Fine del discorso. Questo non ci serve. Okay. Il vetro rimane dunque. Il vetro rimane, ok. Bella. Due davanti li abbiamo tolti. Allora, adesso smontiamo le due posteriori che sono qua. Dietro che vengono via facilmente, che sono stessa cosa, adesivino 1 e 2. E ora vediamo, mettiamo dentro queste qua. Come le riconosciamo, davanti e dietro? Di pressione così, e right uguale. Molto semplice, bello preciso. Da qua si vedono i LED, se non sbaglio, che sono tre adesso. Allora, adesso proviamo a mettere quelli dietro.
vieni. Questo c'è. Ecco fatto, la prima parte è completa. Davanti, connessione, e dietro. Ma se ne stanno fermi qui in mezzo, tagliamo un pezzo. Ok, ecco fatto, 1, 2, 3, l'altro è ricaduto, vabbè, pace. Carico un attimo la batteria perché ieri l'ho scaricata e ci vediamo fra un attimo. Allora, eccoci di nuovo qua. Possiamo provarlo. Tac. E poi voglio rileggere come si gestisce. Allora, mode selection. Le luci si accendono quando la batteria è installata e premi e rilascia il tasto Z per fare il ciclo attraverso le varie modalità. Allora, modalità 1 sono luci davanti, luci diurne, luci di dietro, luci dei freni che funzionano quando freni e la retro quando vai indietro, che è il default. Poi c'è le luci davanti spente, le luci di posizione accese, le luci di dietro accese, luci dei freni e dietro, le luci dietro spente fondamentalmente, e la quarta è le luci di emergenza, quindi 4 frecce, le luci davanti, e la quinta è demo mode. Ok, proviamo qua e poi premeremo questo tastino per fare il ciclo dei vari delle varie modalità. Spettacolo! Quindi queste sono le luci dei freni, fondamentalmente. Quando vai in avanti si spengono o si dimmano e si accende la retro. Davanti bello forte. Quello che io voglio vedere naturalmente sono gli hazard, che sono le 4 frecce. Quindi dovrebbe cambiare, io premo qua, ecco, infatti si spengono le luci davanti, spegne tutto. Hazard, eccolo qua. Però pensavo rimanessero accese le luci davanti con gli hazard. Vediamo. Ah no, sono tutte spente. Hazard spente. E poi abbiamo la modalità demo, che è questa, che fa il ciclo di tutti tipologie di luci. Ok, tutto chiaro. Torniamo alla modalità 1. Direi che possiamo aprire il carrellino. Eccolo qua, è molto semplice. Ruote sono ruote vuote, scritta Traxxas. Mio figlio ci ha messo dentro tutti i sassi, tutte le pietre, si è divertito un sacco.
E vediamo, c'è anche un foglio di istruzioni se non sbaglio. Vediamo cosa dice. Ah sì, fa vedere come installare il gancio di traino, che con due vitine qui dietro. Molto semplice. Sì, sì. Si riesce a vedere, ma qua. È pure carino il gancio di traino, e comunque funziona così. Tac. E via. Molto divertente, devo dire. Poi c'è, vabbè, questo che non sto lì a mettervelo a smontarlo, a farlo, perché tanto lo dovrò verniciare di bianco. Mancano queste due, che se riesco monto con gli attrezzi che ho, ma credo che mi manchi qualcosa, quindi appena possibile montiamo queste. Per ora è tutto, buona giornata e buona settimana, ciao!